Eccolo stile da mai, ragazzi, rieco tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro venerdì insieme, un altro buongiorno a tutti, buon giovedì e ovviamente siamo appunto in attesa di vedere come si comporterà la Juventus contro la Fiorentina domenica 7 aprile. Ieri sera è stata una partita comunque meritatamente portata a casa appunto dalla Viola con Belotti in attacco e il tridente dietro e con 4 tiri in porta, comunque è soltanto una rete, con quella di Mandragola al 31esimo, però come ho detto, a livello totale la Fiorentina ha meritato. Sarà una partita diversissima al ritorno, perché siccome l'Atalanta è favorita, ma le Cup Miners, anche ieri si è visto comunque che un giocatore nei momenti topici, in partite comunque cruciali da dentro fuori, non è questo top player che ci sbandierano e non costa sicuramente quei 70 milioni, ma forse al massimo sui 40. Prima di partire col contenuto però mi raccomando, come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto poderoso in caso fosse stato di vostro gradimento il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, voglio partire dalle parole molto interessanti di Fabrizio Ravanelli, riportate su tutti i convocati, e tra l'altro è una dichiarazione, un'intervista che è uscita proprio stamattina, in mattinata, anche in Italia, e ha detto chiaramente che questa vittoria 2-0 in Coppa Italia contro la Lazio non basta assolutamente per scacciare la crisi e far capire che la Juventus è cambiata. Quindi Allegri avrà tanto su cui lavorare, dice Fabrizio, e soprattutto ha detto che in campionato sarà un'altra musica, perché sono 9 partite in cui la Juve non incide, ha fatto solo questa vittoria col gol di Rugani, ma appunto ci vorrà ben altro per dare la scossa in queste ultime partite, tenendo conto che ci saranno 4 scontri diretti e diciamo 4 partite leggermente più abbordabili sulla carta, ma tenendo conto delle Juventus che abbiamo visto nelle ultime partite, è chiaro che sono anche quelle partite provanti, partite come se fossero dei big match. Ecco, secondo lui, ovviamente, prima di andare sull'allenatore che sceglierebbe lui per la Juventus, dice che 7-8 giocatori sono da confermare in questa formazione, in questa Juventus, mentre tutti gli altri, secondo lui, non sono all'altezza di lottare per la maglia bianconera, perché lui dice che se in una stagione intera dei giocatori non sono mai pervenuti o comunque sono troppo altalenanti e non incidono quasi mai, vuol dire che non possono stare alla Juventus perché non hanno la mentalità vincente, cioè quella di dare sempre qualcosa in più, mettere la gamba in più oltre l'ostacolo e andare sulle seconde palle, credere fino all'ultimo nella vittoria, no? Il fino alla fine, ecco. Non tutti i giocatori sono fatti e temprati per avere questa mentalità oppure per fare in modo che gli venga installata da qualcuno. Detto questo, lui non fa il nome esattamente dell'allenatore che vorrebbe, ma lo fa intendere, cioè lui praticamente fa capire che è Antonio Conte, perché lui ha detto: ci vuole un allenatore che riporti quel fuoco dentro nei giocatori e che abbia una cultura maniacale del lavoro quotidiano sul campo. E mi viene in mente soltanto Antonio Conte, tra l'altro suo compagno di squadra nella Juventus, l'ultima Juventus forse più forte che abbiamo mai visto, alla fine anni 90 quindi, o metà anni 90. Quindi insomma, ragazzi, ripeto, vedremo se queste parole dette da questi grandissimi campioni del passato, non solo lui, anche Padovano, anche Torricelli, in qualche modo simboleggino una conoscenza che loro hanno, no? Del fatto che al Conte sia ancora in corsa, oppure semplicemente un grande loro desiderio scollato e distaccato rispetto alla società Juventus. E quindi ecco, dobbiamo sicuramente registrare che nella giornata di ieri l'avvicinamento a Thiago Motta è sempre più alto, però c'è anche da dire un'altra cosa, che Canovi, il suo agente, continua a smentire in maniera perentoria i contatti con l'oriundo. Quindi anche qui, come vi dico sempre nei miei video, in modo tale che sia chiaro quello che dico, non do certezze, non do ufficialità, io parlo di possibilità, vi porto delle ipotesi per ragionare a voce alta insieme e capire se aprire una porta, aprirne un'altra, chiuderne un'altra, eccetera. Di certo non andiamo a dire è fatta per, questo no, però ecco, stando a quello che si dice, Allegri Juventus è allo 0,99% possibile che si andrà avanti insieme. Come abbiamo detto, perché Manna, suo fedelissimo allegriano convinto, che addirittura voleva votare per la sua permanenza, andrà a Napoli come DS, appunto,
e firmerà ovviamente il suo contratto soltanto durante il calciomercato, quindi adesso solo l'accordo verbale con De Laurentiis, quindi diventerà capo chief, no? del settore sportivo. Cherubini, voluto e corteggiato ampiamente dal Parma, ormai direi che è fatta, anche qui accordo verbale, si raggiungerà l'accordo definitivo solamente durante il mercato, però è da tanto tempo che i parmensi considerano Federico Cherubini il profilo doc, prototipo perfetto per eleganza, per diciamo intelligenza, per preparazione, per capacità, appunto per essere colui che si deve incaricare di tutta l'area sportiva. Tra l'altro ricordiamo che Federico Cherubini è colui che ha portato avanti l'Under 19, la Next Gen e la Juventus Women, quindi è un personaggio che comunque ha un certo livello di esperienza sotto tanti punti di vista. Ecco, come abbiamo detto, Thiago Motta verrebbe, sempre col condizionale, per un progetto sportivo che sarà di 3+1, ok? Molti dicono che il contratto di Motta sarà 2+1, quindi 3 anni totali, però alcuni dicono che diciamo, la totalità del progetto sportivo riguarderà 4 anni. Ecco perché molti giocatori stanno rinnovando o fino al 2027 o fino al 2028. A parte Yıldız, per cui si è parlato di un discorso diverso, cioè quello di fargli un rinnovo ponte fino al 2029, no? Per diciamo, alzargli l'ingaggio e in qualche modo ammortizzare i costi e soprattutto tenerlo ben ancorato alla Juventus, perché è un giocatore su cui si punta molto per il futuro e viene visto come il numero 10 del futuro. Chiaramente gli accostamenti a Del Piero o a Baggio sono ancora molto molto prematuri, però le potenzialità sono quelle di un giocatore di grande spessore italiano internazionale. Quindi c'è poco altro da aggiungere. Con la permanenza di Giuntoli ovviamente, quindi si era parlato di missioni ma era veramente una voce assurda, Stefanelli e Pompiglio lo raggiungeranno, su questo non ci sono dubbi, abbiamo detto dal Napoli, suoi fedelissimi, e poi vedremo se sarà Mantovani o Scala o qualcun altro a diciamo, far parte del progetto scouting. In ogni caso c'è una notizia che sembrava poter essere impossibile fino a poco tempo fa, cioè quella che Adrien Rabiot rimarrebbe volentieri anche con un Thiago Motta in panchina, quindi anche qui abbiamo una scaricata generale da parte persino di Rabiot, che era fedelissimo di Allegri, punto verso il tecnico livornese. Quindi anche qui tante congetture, tante notizie non vere sul fatto che Rabiot sarebbe rimasto solo ed esclusivamente con Allegri in panchina, come a dire che Allegri è diciamo, la ragione per cui la Juventus è ancora in galleggiamento, in quarto posto, facendo un miracolo, e quindi tutti lo vedono come il salvatore della patria. In realtà molti giocatori a cui lui appunto è stato accostato, no? Come essere il loro mentore o comunque la ragione per cui loro vorrebbero rimanere, in realtà è tutta una falsità, così come anche McKennie rimarrebbe se il prossimo allenatore lo farebbe giocare o lo metterebbe in un contesto diciamo ideale per essere almeno un onesto gregario, quindi essere nei primi 5 che sostituiscono i titolari nella partita. Quindi chiaro ragazzi che ormai la situazione si sta delineando sempre di più, chiaramente vi ho dato una percentuale bassissima perché comunque ormai Allegri, come avete visto, è stato scaricato ampiamente dalla società. Avevamo già detto molte volte che Elkan praticamente ha delegato Giuntoli e la parte sportiva con il supporto di Scannavino per far quadrare i conti, per discutere appunto nel migliore dei modi l'uscita di Allegri, che chiaramente rimarrà amico fondamentalmente sia della famiglia Agnelli che quella di Elkan, e quindi dividersi in maniera armoniosa è la cosa migliore. Ecco perché da un lato si potrà arrivare a una separazione consensuale con una buona buonuscita attorno ai 4,5, adesso vedremo appunto quale sarà la somma, ed ecco perché è il motivo in cui la Juventus sta cercando un allenatore diciamo low cost che non chieda troppo, oppure dall'altra c'è ancora comunque questa speranza che Allegri si accasi altrove, e allora a quel punto il risparmio netto sarà di 7 milioni netti del suo ingaggio, poi chiaramente non dovrai dargli 2 milioni eventuali dei bonus maturati eccetera, però comunque l'idea è quella di trovare una quadratura a livello di buonuscita. Allegri fondamentalmente potrebbe stare fermo anche un altro anno, perché comunque stando a quello che abbiamo visto adesso non ha offerte, anche quelle che erano state formulate da Zazzaroni e da alcuni altri non si sono poi rivelate veritiere, perché comunque non ha cercato nessuno, il Barcellona l'ha rifiutato, lo United e il Chelsea hanno cercato Inzaghi ma non lui, il Napoli De Laurentiis non lo ha mai cercato, anche perché se lo avesse fatto non avrebbe preso Spalletti. E quindi capite benissimo che Allegri è venuto alla Juventus soltanto per farsi cementare la panchina da Agnelli, perché altrimenti sarebbe andato tranquillamente all'Inter a prendere meno, ma sarebbe stato esonerato comunque al primo sgarro, perché comunque sapete che Marotta non guarda in faccia nessuno
e a un certo punto, se Marotta spende anche bei soldi per dei parametri zero, per valorizzarti la rosa, insomma, darti dei giocatori pronti, come ha fatto con Inzaghi, se poi tu fallisci non ti dà delle possibilità. Invece la Juventus, come abbiamo detto, Allegri è stato molto fortunato, specialmente nel secondo anno, perché se non ci fosse stata questa faccenda dei tribunali, delle penalizzazioni e dell'esclusione dalle coppe, lui sarebbe stato mandato fuori al 100%. È stato un alibi, lui è rimasto anche per far credere che comunque fosse lui il condottiero e la soluzione al problema, e il terzo anno gli è stato abbonato appunto per questo motivo, perché è diventato fondamentalmente un anno in cui la Juventus non poteva spendere, proprio perché si è trovata fuori dalle coppe, ha aspettato troppo nel cambiare allenatore, perché l'avrebbe potuto tranquillamente cambiare dopo Monza e Maccabi, ma non lo ha fatto, si è trovata imbottigliata nuovamente con Allegri, con il rischio enorme, enorme, che con un cambio in corsa anche in questa stagione andavi a compromettere la qualificazione alla Champions League. Quindi tra una paura e l'altra, no? A livello aziendale, a volte ragionando con la pancia, secondo me si ottengono risultati migliori. Però la dirigenza bianconera, visto nuova comunque dopo le dimissioni del CDA, ha ritenuto di ragionare in maniera pragmatica, distaccata se vogliamo dal campo, e in modo tale da affidarsi alla Lega fino a fine della stagione. E ripeto, sono decisioni che noi tifosi ovviamente non condividiamo, nella loro testa evidentemente hanno visto così, hanno addirittura preferito rischiare, perché stiamo ancora rischiando, di non arrivare tra le prime quattro, pur di mantenere una specie di stabilità a seconda loro, senza fare appunto il cambio in corsa, mettere il traghettatore che potrebbe essere un Montero, un Brambilla, insomma, decidano loro, facciano quello che meglio credano, però l'importante a questo punto è aver comunicato ai giocatori che Allegri non ci sarà più e poi riaver ricompattato il gruppo, e qui saranno fondamentali Magnanelli e Giuntoli nuovamente, come avevamo fatto all'inizio anno, ricordiamo il loro supporto, e arrivare alla finale di Coppa Italia sperando di alzarla e poi cercare di arrivare almeno terzi, secondi non credo proprio. Prossima giornata c'è Juve Fiorentina e il Milan avrà il Lecce in casa se non sbaglio, quindi credo proprio che continueremo a rimanere dietro di almeno 5 lunghezze, quindi ripeto, vedremo il da farsi. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Mila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza io fino alla fine.